One of the largest Christmas trees in the world was lit up on Monday in the medieval Italian town, a tradition dating back 40 years in which the entire slope of the mountain is lit up with lights in the shape of a tree. Usually crowds line the streets of the small town to catch a glimpse of the spectacle. But this year it was live streamed online to discourage people from gathering due to COVID restrictions. This year's tree is 2,460 feet high, 1,476 feet wide, and the lights are connected by over 29,527 feet of cable. On the top of the tree and at the summit of the mountain, a star of over 3,280 feet long sparkles in the sky. Parlando di numeri, 300 sono circa le lampade che sono tubi al neon che delimitano il perimetro dell'albero, oltre 400 le luci colorate che sono al loro interno dell'albero. La stella cometa che vedete in cima al monte fino all'anno scorso, anche questa era illuminata con tubi al neon, quest'anno se l'abbiamo rinnovata e ci sono 142 metri di strisce a LED bianche, 142 metri di strisce blu, sempre strip LED, e ha un'altezza di 750 metri e una base di 450 metri, circa sono uguali a 30 campi di calcio. Servono intorno ai 9 km di cavi elettrici per alimentare tutta quanta la struttura e sono necessarie circa 1300 ore di lavoro per la realizzazione dell'albero. About 1,300 hours of work are required to build the tree, but for locals, the tree is more than a decoration. Normalmente da settembre fino a novembre si sale con scarponi e tute lungo le pendici del Monte Ingino, neon, cavi, collegamenti in lungo e largo, si parte dalla punta fino a scendere e arrivare alla base dell'albero. Nel giro di 2 mesi e mezzo più o meno il lavoro è completo e eccolo qua. Allora, noi Gubini rappresenta un personaggio in più, noi chiamiamo un fratellone in più, che viene acceso tutti gli anni il 7 dicembre. Noi ci lavoriamo tutto dal settembre a dicembre, lavoriamo lì al monte cercando di portare sempre sta luce per Gubbio e illuminare verso il nostro, diciamo, Sant'Ubaldo, che è il nostro protettore. The tradition begins in 1981 and this year the organizers hope it will bring some hope and light at the end of a difficult year.